Buongiorno caro viaggiatore del tubo e benvenuto sul Mar Nero. Siamo presi 4-5 giorni di pura vacanza sul Mar Nero. Siamo stati prima in una pineta, un campeggio libero. Non c'erano troppi camper, per fortuna, sì, venivano delle macchine a fare i barbecue, eccetera, ma poi di sera eravamo 2-3 camper. Abbiamo fatto amicizia con dei ragazzi tedeschi che viaggiano sul loro Volkswagen T3 da 8 mesi. Quando gli abbiamo detto, ah, noi insomma sono 12 anni che viviamo in camper. E quindi abbiamo condiviso un po' di quelle che sono le nostre esperienze, sia a livello tecnico, perché era interessato anche lui a cambiare eventualmente motore. Lui ha il 1.6 diesel, 50 cavalli, c'ha proprio, vabbè. E poi anche su quelle che sono le esperienze di vita di coppia in camper. Siamo arrivati nella parte nord della Georgia, abbiamo trovato questo posto che è molto bello, abbastanza selvaggio, passano di qua solo pescatori, purtroppo molto sporco, tutte cose portate dalle mareggiate. Ho raccolto 3 sacchi ieri e adesso li ho preparati, adesso dobbiamo sistemare il mezzo perché dentro è una spiaggia, c'è tanta di quella sabbia, il casino, piatti da lavare, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto veramente vacanze in questi giorni, quindi sistemiamo il mezzo, adesso ti faccio vedere subito un pochino di quello che c'è qua attorno con l'occhio del drone. Vabbè, non ho capito bene quella scultura lasciata così a morire. Comunque, oggi ci spostiamo, dobbiamo fare un pochino di acqua, un pochino di spesa, siccome andremo verso le montagne. Questi sono gli ultimi giorni in Georgia, più o meno gli ultimi 10 giorni forse. E sapendo che nella parte di montagna ci sono meno supermercati, eccetera, eccetera, allora facciamo un po' di cambusa e oggi molto probabilmente ci dirigiamo verso la parte est, nord-est della Georgia. Ti faccio vedere su una mappa esattamente dove andiamo. Eccoci qua, noi siamo il panino blu sul Mar Nero. Questa che vedi qua, questa linea tratteggiata, è il confine con la zona controllata dalla Russia, ma noi non ci andiamo. Noi prenderemo questa strada, Kirovi, Darkeli, arriviamo fino a Zugdidi a fare la spesa e a fare l'acqua e poi continuiamo verso questo lago e vediamo di trovare un parcheggio qui da queste parti. Successivamente, invece, la strada che faremo è questa gialla che vedi che arriva fino a Mestia e questa zona qua di montagna in questa vallata. Thank you.
non è male il parcheggio che abbiamo trovato un pochino all'ombra di questi alberi sul fiume. Abbiamo fatto acqua, abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo comprato il pane, visto che hanno ancora i forni, quelli rupestri, infossati, dove si attacca il pane sulle pareti del forno, pane fresco, tra l'altro quello georgiano, questo qua, non quello del supermercato, è buonissimo, io me lo mangio proprio così. Quindi questo è il luogo dove staremo oggi tranquilli, probabilmente c'è anche la possibilità di fare un bagno se comincia a fare troppo caldo. Lasciamo liberi i cani e vediamo un po' com'è la situazione. Freschina l'acqua rispetto agli ultimi giorni, siamo stati al mare, il Mar Nero era veramente un piscio, veramente calda. Quest'acqua è bella fresca, bene, bene, così se fa veramente caldo, perché i prossimi giorni, a parte l'acquazione che ha fatto un paio di notti fa, che ha rinfrescato, ma i prossimi giorni danno ancora un'altra ondata di caldo, quindi meglio essere vicino al fiume, vicino al mare, in modo da farsi un puccio e rinfrescarsi. Ah, luce, manco te ne accorgi e finisce la giornata. Sono le 6, io cucino uova e non so se fare uova all'occhio di bufalo, all'occhio di bue, con un po' di pancetta, che però bella, ha detto, ho comprato la pancetta speck italiano, tra l'altro, che secondo me è costato un botto. Non sono nemmeno riuscito a fare un video decente perché oggi è stata molto busy la giornata, ero in diverse call dallo spot dove siamo, praticamente ho fatto delle chiamate dal parcheggio dove ci troviamo. Delle chiamate di lavoro, chiamate di piacere con degli amici a fare due chiacchiere e quindi ho perso anche il tramonto, vabbè, tirato il tappone. Ecco, adesso. Ti pareva che non arrivava qualcuno? Spacco tutto. Caro viaggiatore del tubo, oggi è giovedì. Ci siamo svegliati presto, ma perché ha fatto un paio di gocce questa mattina? E tra l'altro io ieri al sole avevo messo la mia sacca con alcune cose di attrezzatura subacquea a asciugare e infatti adesso è bagnata zeppa. No, ci siamo svegliati perché avevo lasciato i finestrini aperti, nonostante c'è l'oscurante, è possibile comunque che dell'acqua inzuppandosi entri dentro. Quindi un pochino nel panico sono sceso dal letto, ho chiuso i finestrini e beh, va bene così, insomma. Abbiamo già lavoricchiato un po',
fatto i sottotitoli per uno di questi video, di quelli ancora del Peloponneso, il secondo video fatto in Grecia che sto ripubblicando sul canale inglese, con i sottotitoli, che mi dispiace che quel canale lì è andato avanti per tanti anni, ero felice e contento di fare i video, abbiamo conosciuto poi anche tante persone in Irlanda, in Inghilterra, soprattutto all'estero. Pochi italiani seguivano quel canale proprio perché è in lingua inglese e mi dispiace avervi lasciati un pochino così nel nulla senza nostre notizie, quindi piano piano sto cercando di recuperare in quello che posso tra i 100.000 progetti che sto portando avanti, ma ce n'è uno veramente molto importante, spero che parta e lo saprai perché se ne parlerà il 1° di settembre. Vediamo se riusciamo a rispettare quella data per far partire questo bel progetto. Cosa faremo oggi? Non lo so, siamo a un'oretta e mezza, forse un paio d'ore da Mestia, mi sembra che si chiami, uno dei primi paesi che c'è nel Parco Nazionale di Svaneti, e l'abbiamo fatti tutti e due, ne abbiamo fatti di più, ma c'è Tusceti, dove siamo già stati, con il Passo di Avano, e invece questo è Tusceti, che in realtà, da quello che ho capito, non è realmente riconosciuto come Parco Nazionale, però è una zona molto bella, con le solite abitazioni caratteristiche, quelle con la torre, quindi delle sorte di case e fortezza per ripararsi dagli attacchi degli invasori. Non so se, boh, non lo so. Adesso finiamo di bere il caffè, parlo con la mucchiera e vediamo quali sono le sue intenzioni. Anche se io fortunatamente sono sposato con una veramente molto easy, che non ha grosse pretese. Infatti, vive in un Volkswagen T4 da 12 anni. Ah, oggi è il 24 di agosto 2023. Ti faccio vedere questa foto invece fatta il 24 di agosto 2012. Questa foto è stata fatta davanti a un ostello dove ero ospite a Brno, nel sud della Repubblica Ceca, ed è la prima foto appena sono arrivato da Praga fino a Brno con Mork, e quello è stato l'inizio del nostro viaggio. Quindi tanti auguri a noi per 11, 12, boh, non lo so, vabbè, comunque 12 anni di viaggio. Tanta roba. Va bene, mattinata molto tranquilla e lenta. Abbiamo deciso comunque di uno ritornare indietro di una decina di chilometri. Ieri ho dimenticato di far benzina e andando sul Caucaso non c'è nulla. So che vendono sotto banco i vari driver il gasolio, ma perché spendere di più? E abbiamo trovato un posticino simile a questo, sempre su un fiume, quindi sul letto di un fiume, non troppo dentro al letto, ed è a un'oretta di distanza da qua, per cui è più o meno a metà strada tra questo posto e Mestia o Mestia, che è il primo dei paesi che si trovano nel parco di Svaneti. Quindi questo è il piano, mettiamo in moto e ce ne andiamo, fa anche rima. Thank you.
il parcheggio in mezzo a questa stesa di erba, qualche mucca, il fiume con anche una zona con meno rapide per magari fare un bagnetto, le montagne sullo sfondo. Mi sento a casa qua, mi piace veramente tanto e abbiamo anche 4 barre di 4G. Tanta roba. Buongiorno caro viaggiatore del tubo, oggi è venerdì. Cosa facciamo? Non sono uscito dal furgone perché c'è il torrente qua con le rapide e non vorrei che si sentisse male, già ho problemi col telefono. Che qualcuno ha detto, ma compralo nuovo. E vabbè, fate una colletta, datemi i soldi e me lo compro anche nuovo, perché devo spendere soldi? Comunque, cosa faremo questo venerdì? Ci prendiamo una bella giornata tranquilla. Abbiamo visto che per andare verso Mestia, quindi su nella parte di montagna, c'è una specie di campeggio che è più un campeggio adatto alle tende, ma ci stanno anche due o tre camper piccolini, furgoni. La doccia, il campeggio è gratuito, la doccia costa 10 lari, quindi una bella giornata perché sia io che Mel, qui non c'era una buonissima connessione wifi. C'era e non c'era, e abbiamo bisogno tutti e due di lavorare. Io devo lavorare sul sito che sto creando per il progetto e Mel deve lavorare su delle foto con dei clienti. Quindi una giornata così, ci metteremo probabilmente una quarantina di minuti. Dobbiamo tornare indietro sulla strada principale, prendere la strada principale. Sono 27 km, ma è tutto un percorso di montagna, quindi teoricamente c'è anche un ristorante, quindi potremmo anche gustare. Ho visto delle recensioni molto buone, qualcosa di tipico della zona. E sì, i full timer vanno in campeggio. Oh mio Dio, non sei un vero full timer perché vai in campeggio. Minchiate, cioè che cosa vuol dire sta roba qua? Non lo so, per gente che, ah no, perché i full timer vivono on the road, sì, vivono on the road, ma questo non vuol dire che non può andare in un campeggio. Non lo so, dovrò scrivere un giorno forse il decalogo i comandamenti, 10 comandamenti dei full timer. Comunque, stiamo già pianificando più o meno il nostro rientro. Faremo probabilmente un mesetto sulla costa del Mar Nero in Turchia. In Bulgaria dobbiamo stare lì per rinnovare il permesso di soggiorno, quindi la carta d'identità europea per Mel. Dopodiché rientriamo in Italia e molto probabilmente andremo alla nostra casettina nel campeggio La Martina e staremo lì un po' perché abbiamo un paio di cose a cui vorremmo lavorare. Una è il libro, ci stiamo pensando da
6 anni forse, solo che adesso forse è arrivato il momento, non tanto perché abbiamo l'esperienza maturata durante il viaggio, ma più che altro perché lavorare quando si è on the road tante volte è abbastanza difficile. Non è difficile, però il viaggio richiede molta energia fisica e psicologica. E quindi, sai, quando metà della giornata passi a, ok, parcheggio quello di qua, le sfighe, le cose, eccetera, eccetera, non hai quell'energia per focalizzare su una cosa. Mentre se ce ne stiamo belli, tranquilli in campeggio, io ho il mio progetto che partirà, spero, il 1° di settembre, e che voglio promuovere l'anno prossimo. Quindi lavorerò su quello, Mella lavorerà sul libro che poi tradurremo in italiano. E comunque, insomma, 11 anni di esperienza di viaggio, qualcosina da dire, qualche aneddoto e qualche storiellina, molto probabilmente ce l'abbiamo. Comunque, sbarchiamo qui, baracca e burattina. È stato molto bello dormire qua, nonostante il rumore un po' assordante del torrente, ma ci spostiamo e ti porta a vedere quello che potrebbe essere un campeggino della zona di Svaneti. Siamo arrivati al campeggio, chiaramente non ti aspettare una roba all'italiana con le colonnine, eccetera, eccetera. È uno spiazzo ricavato sulla montagna con il ristorante, molto bello, abbastanza nuovo mi sembra, dove magari ci mangiamo qualcosa, però non è che ci sono le colonnine e tutte queste cose. In Georgia è tutto molto spartano, però molto bello, in mezzo al bosco. C'è una strada qua che va dietro la montagna dove possiamo portare i cani. Non ho capito se costa 13 lari o 30 lari o 30 danari, però anche 30 lari con doccia e parcheggio sono 10 euro. Spendiamo questi soldi. Poi fa bene aiutare comunque le risorse e le comunità del luogo. Quindi spendere un pochino di soldi qua non è una brutta cosa. Il wifi funziona bene, c'è anche il wifi giù al ristorante volendo, quindi possiamo lavorare, però molto carino il posto e ci voleva un attimo, una giornata di pausa, bella doccia calda, fatta bene, insomma, una cosa tranquilla. Siamo scesi al ristorante che c'è, molto carino veramente, qua si chiama Wonderland Svaneti e io mi sa che mi sparo una bella Mazzoni, che è Mazzoni, una zuppa georgiana e dopo il Svitari, che è cornbread, il pane di mais con il formaggio, un bello filante, poi vediamo se ne resta un po' di famina. Comunque, costi assolutamente bassi. Zuppe siamo sui 3-4 euro,
questi misti di cornbread, eccetera, anche lì sui 10 lari, quindi su 3,50 euro. Carne 18 lari, quindi 6 euro, tipo barbecue, pollo alla griglia, eccetera, eccetera, ma anche meno. Ad esempio, stufato di vitello siamo sui 4 euro. E poi ci sono un po' di eggplant, come si dice, le melanzane a 3 euro con le mandorle piuttosto che i fagioli, anche quelli 3 euro. Costa abbastanza, poi tutta roba locale, tutte cose comprate qua. Questa è la zuppa georgiana che si può mangiare fredda o calda. Questo un formaggino della zona, non di quelli salati, e questo uno stufato misto vitello e maiale. Ah, finito il pranzo, ritornati a casa. Abbiamo fatto 25 metri. Ah, molto buono tutto il pane di mais con dentro il formaggio, una specie di purè col formaggio, il formaggio sfuso, tutto formaggio. No, molto buono, totale della spesa tra campeggio, doccia e ristorante, 110 lari, che vuol dire sui 35 euro. Mi sembrano dei costi abbastanza normali. Ziggy adesso se ne sta andando via, bene, io mi vado a fare una bella pennica.